Questa nuova stagione è arrivata la C, che questa è la migliore notizia. Tu sei ancora qui e c'è un allenatore che hai già conosciuto, con cui hai lavorato, direi bene, in passato. Sì, dai, è arrivata questa C, credo meritata. Come il logo della società, scusate il ritardo, è vero, però l'abbiamo conquistata in campo arrivando primi per prendere lo spareggio. L'anno passato è andato, adesso sì, c'è la possibilità di lavorare di nuovo con Gironelli. Credo che l'ho conosciuto il mister, 2 anni l'ho avuto e mi sono divertito a giocare a calcio, quindi un calcio propositivo, un calcio d'attacco, aggressivo, quindi credo che il momento in cui riusciremo ad assemblare la squadra, che è una squadra nuova, quindi magari ci vorrà un po' di tempo, possiamo divertirci e far divertire la gente. Tu come, insomma, cosa pensi di poter garantire quest'anno? Insomma, ormai la tua esperienza, la tua Modena ti conoscono bene. Ma quello che posso garantire è rispetto per la maglia da parte mia e di tutto il gruppo. La maglia è importante, è una città che merita determinati palcoscenici e cercherò di trasmettere i valori di Modena ai miei compagni. Poi in campo cercheremo sempre di dare il massimo, io ho sempre detto che è il mio motto. Possono dirci scarso, ma mai che non ci siamo impegnati. Quindi credo che trasmetterò questo ai miei compagni, che è un valore importante sia di calcio che di vita. Avevi detto in una delle ultime occasioni che ci siamo visti che avresti continuato se i tuoi amici ti avrebbero detto che tu eri ancora in grado, quindi evidentemente ti hanno detto così. Sì, fortunatamente. Guarda, la cosa più difficile per un giocatore è capire quando smettere, perché se la testa dice di continuare, ma il fisico non ce la fai, è giusto avere degli amici sinceri che ti dicono la verità. Durante l'anno qualche amico che ha giocato con me è venuto a vedere qualche partita nostra, quindi mi ha detto che potevo continuare e così è stato. Quindi sono contento di far parte ancora di questa famiglia. Speriamo di toglierci altre soddisfazioni quest'anno. Hai perso due compagni di squadra come Gozzi e Diana che non sono stati riconfermati, sarà una difesa quasi completamente nuova, a parte te. Sì, saranno tutti nuovi perché è normale che dell'anno scorso del reparto arretrato non è rimasto nessuno, soltanto io, quindi magari ci vorrà un po' di tempo per capirci, magari tra di noi anche con gli sguardi da difensori che sono così importanti, però credo che abbiamo la possibilità e il tempo per farlo. Qualcuno lo conosci di quelli nuovi arrivati? Sì, qualcuno lo conosco perché ci ho giocato insieme con Stefanelli, qualcun altro ci ho giocato contro, Ingegneri ci ho giocato contro, Zarro l'ho visto l'anno scorso, quindi credo una mini conoscenza c'è, però credo che la cosa migliore per conoscerci meglio è sempre il campo, l'allenamento. Hai giocato a Mestre anche con Sorigno, giusto? Sì, ho giocato con Felipe a Mestre. E tutte le volte ci avevo giocato contro in B col Modena, quindi Brescia, Cesena, si vedeva che era forte. Ma quando ho avuto la possibilità di allenarmi con lui ho capito che, diciamo che ha buttato una carriera perché poteva giocare 10 anni in Serie A, a livelli del Milan, Inter, Juve. Fortunatamente ha resettato il passato, si è messo subito a disposizione a Mestre, credo che lo farà anche a Modena e credo che possiamo divertirci con Felipe perché ha numeri da grande campione. Nel primo giorno di raduno, cosa vuoi dire ai tifosi che anche con la C vi seguiranno come sempre? Tifosi, posso soltanto sempre ringraziarli sia per come si sono dimostrati, hanno mostrato l'anno scorso il loro affetto, sia per il nuovo anno, perché sicuramente non mancherà il loro sostegno sia nei momenti positivi ma soprattutto nei momenti negativi. Quello lo ricordo, come è successo l'anno scorso, non ci hanno mai detto nulla, ci hanno sempre incitato. Quindi un grazie e sicuramente li avremo al nostro fianco tutto l'anno. Cambiamento anche per te rispetto all'anno scorso, perché hai giocato poche volte a tre. Sì, dai, sono nuove idee, un altro tipo di calcio, il mister preferisce giocare a tre dietro, credo che non ho problemi a livello personale, ma nemmeno per le caratteristiche dei miei compagni che sono arrivati oggi a Modena, giocare a tre credo che possa esaltare le loro qualità. È ancora presto per dire dove può arrivare questo Modena. Questo Modena, presto no, perché il primo obiettivo è quello di salvarci il prima possibile. Poi col fatto che è un campionato dove la lotta playoff è aperta fino al 10º posto, quindi fino alle ultime giornate, poter dire la nostra sarebbe una grossa soddisfazione. Però credo che il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile.